Salve community, nuova chiacchierata online e siamo col maestro Pierpaolo Ranieri. Ciao Pierpaolo. Ciao Fabio, come va? Tutto bene? Tutto bene, a parte le circostanze, insomma, che sono un po' difficili per tutti, però ecco, ne approfittiamo. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, no? Dopo l'intervista da Ikea. Esatto. Abbiamo fatto un po' di ne approfittiamo appunto per dar seguito a quell'intervista che praticamente abbiamo fatto tempo fa. È stata quella con cui ho aperto la serie delle interviste sul canale, quindi tu hai questa cosa, questo primato, diciamo così. Tecnicamente era quello che era, perché tutte le cose, insomma, si impara per strada, e adesso dovevamo farcela dal vivo il 4 aprile, però ecco, in occasione di un tuo concerto con Massimo Ranieri ad Aprilia non ci siamo riusciti per ovvi motivi, però ecco, recuperiamo online, quindi facciamo una cosa online, una cosa simpatica, anche con un pochino di cose suonate, abbiamo trovato un buon sistema per veicolare il basso, eccetera, eccetera, quindi insomma recuperiamo così, siamo ben felici di farcela online. Allora, Pierpaolo, noi ovviamente oggi siamo focalizzati con questa chiacchierata sul tuo disco di recente uscita, I Am a Peacock. Bellissimo disco, dalle atmosfere molto particolari, un po' chill out, ricorda, insomma, a me personalmente ha ricordato gruppi come gli Air, quindi questi suoni molto d'atmosfera. E peraltro, ecco, tecnicamente ci sono un sacco di particolarità. Tu già mi hai detto che il basso è protagonista, ma non perché è un disco, come dire, un po' testosteronico per il basso, insomma, dove il basso primeggia, ma perché quasi tutto viene dal basso, cioè tutti i suoni che noi sentiamo vengono dal basso e c'è poco 80% più. Delle cose che sentiamo sono prodotte dal basso. Perfetto, dai, allora presentacelo tu. Partiamo dal titolo, il titolo I Am a Peacock. Allora, il titolo ha diversi significati, in un certo senso. Innanzitutto fammi ringraziare quelli che sono stati, che mi hanno aiutato nella costruzione di questo disco, in particolar modo Luca Sapio, che l'ha prodotto. E Luca Sapio è un mio amico da tantissimo tempo, mi conosce perfettamente, quindi è riuscito a dare un taglio perfetto al disco. Lui è un produttore, secondo me, incredibile, che riesce comunque a cogliere sempre le peculiarità di ogni suo artista, per cui assolutamente mi sono arrivati tantissimi feedback positivi su questo disco, e devo dire che comunque il disco è fatto comunque a quattro mani. È importante che sia sempre detta questa cosa, perché veramente se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stato questo disco, comunque non ci sarebbe stato il disco fatto così, in questo modo. Esatto. I Am a Peacock si chiama così perché è il primo pezzo da cui siamo partiti. Questo è uno dei primi significati, per cui è il pezzo che ci ha dato un po' il concept. Non il pezzo più vecchio come scrittura, ma il pezzo che abbiamo prodotto, o comunque il pezzo che ci ha dato la chiave per la costruzione di tutto il disco. I Am a Peacock non è riferito a me, io sono un pavone, ma è riferito al basso fondamentalmente, okay. Per cui il pavone è il basso che si... Okay. Sia infatti nella copertina, e ringrazio anche Olga Ribichini che ha fatto la copertina, che secondo me anche quella dà questo sapore un po' psichedelico a tutto bellissimo il disco, concept, sì. Esatto, anche abbinata col vinile rosa, bellissima idea. Sì. Questo pavone che sembra che c'ha quasi le chiavette del basso, no? Sembra, no? Alla lontana, infatti poi se giri il disco è un basso fondamentalmente, per cui è il basso che c'ha i vari colori del pavone fondamentalmente. Certo. Come hai detto tu, l'idea era proprio quella di fare un disco sul basso, però che potesse essere accessibile anche a chi suona la chitarra, a chi suona la batteria. Cioè, mi interessava che la musica fosse messa in primo piano. Non so se questo ci sono riuscito, assolutamente sì. Però mi arrivano dei... Alla grande, alla grande. Perché... dei feedback positivi. Mi piaceva l'idea che mentre uno ascolta il disco non... appunto è un po' rapito dai vari suoni, non sta pensando tanto che questo è un basso elettrico. Certo. Poi ovvio ci sono dei punti in cui esce più chiaramente lo strumento protagonista, per cui chiaramente in alcuni punti esce di più, però ho voluto limitarli un pochino. E devo ringraziare anche gli altri musicisti che hanno fatto parte, che appunto hanno registrato il disco, e che sono Marco Rovinelli, che è un batterista che suona con me da tantissimo tempo e che anche lui mi conosce perfettamente, e Nicola Veruc, che dopo ne parleremo, sta in due brani, un pianista e tastierista fortissimo sull'elettronica, suona tutto, pop, elettronica, jazz, suona col funk, ha collaborazioni incredibili, adesso lui suona con Zucchero, per capirci. Sì.
per cui è un privilegio comunque avere questi musicisti Certo, all'interno certo. delle. Ho preferito avere. A me piacciono i dischi un po' da band in un certo senso. Per cui è vero che chiaramente alla fine è veramente ridotta all'osso la formazione. Però mi piace sempre il disco non con mille collaborazioni, perché mi piace proprio che ogni musicista entri il più possibile nel progetto e si senta coinvolto. E anche con l'idea poi di portarla dal vivo questa cosa. E ti fermo subito su questa cosa. Volevo, cioè, tu mi hai detto, insomma, che fondamentalmente, a parte queste piccole collaborazioni che ci sono state, quasi tutto il disco viene dal basso, quindi tutti i suoni che si sentono, le ricchezza di suoni, loop. L'80% delle cose, Sì, quindi fatta eccezione per il batterista, che è sempre è stato lui per tutte le tracce, questi inserti vocali che ci sono qua e là, giusto? esatto, infatti ci stavo arrivando. Diciamo che la batteria si mischia con la batteria elettronica all'interno del disco. Inizialmente il disco, io avevo la mia idea era di fare un disco di basso e elettronica, per cui vari bassi e batterie elettroniche e synth. Ero partito nella fase iniziale con quell'idea. Poi piano piano lavorando abbiamo detto perché non aggiungiamo una batteria acustica? Abbiamo deciso di registrarla con una microfonazione molto essenziale, cioè molte delle batterie sono registrate con due microfoni in un boot piccolo, anche per dare il suono che poi sentiamo nel disco. E l'idea della produzione del produttore appunto di Luca è stato quello di coinvolgere un collettivo di poeti africani che su tre brani c'è un loro speech in cui appunto dicono delle loro poesie e noi le abbiamo un po' tagliate. Gli speech erano presi con il cellulare, per cui era divertente il fatto che fossero anche lo-fi e in questo modo potevano essere utilizzati all'interno del brano anche un po' storti, un po' Sì, di. danno l'idea di essere proprio dei samples manipolati, no? Esatto, Anche un po'. Cioè, manipolati. c'è Manipolati da. questa vena lo-fi che esce, sì. Ci Sì, sei, è molto infatti interessante. quella. Cioè, richiami a certa elettronica, all'uso di loop anche un po' antico, diciamo, come feel, non perché la sonorità è lo-fi, insomma, in questo senso. È davvero un lavoro molto, molto interessante. Io ti faccio i miei complimenti, eppure Grazie a mille. nome anche della community, perché. Ecco, hai saputo creare un disco davvero trasversale, no? Perché uno di solito, cioè, c'è un po' l'atteggiamento quando un bassista fa il disco, ecco, è un disco per bassisti, no? Di solito si pensa, quindi dove si fa sentire un po' tutto quello che uno sa fare, eccetera, eccetera. Invece qua parliamo proprio di un disco, di musica, Guarda, quindi per ti musicisti assicuro che, e cioè, per. nel senso, è la cosa che mi appartiene. Io non, anche i dischi che sento, io non sento mai dischi dei bassisti col basso in primo piano, che poi paradossalmente questo è un disco di solo basso, cioè no, di solo basso, Sì, però il basso infatti è quello è il l'unico strumento, paradosso. però effettivamente poi alla fine non, siamo riusciti nell'intento. Sì, davvero, guarda. Luca ha voluto fare questo perché ci conosciamo da tempo e io utilizzavo, sono sempre stato fissato un po' con le loop station, no? Per cui ero partito già ero stato all'inizio col Gem Man negli anni 90, poi nel 2000 la Kai tirò fuori l'Headrush, non so se te lo ricordi, il pedale, e da lì ho cominciato a creare, chiaramente le loop station esistono da sempre, però l'Headrush era quello che secondo me era riuscito a creare. A riprodurre il suono meglio, aveva più secondi, per cui Ottimo. uno poteva riuscire a gestire più loop nello stesso tempo. Io ne usavo due tre di Headrush, per cui passavo un loop all'altro, tipo ne registravo su uno, poi suonavo su quel loop e quello che avevo suonato lo registravo insieme, entrambi Quindi hai nel lavorato un po' secondo. anche alla vecchia maniera, quindi con Nel disco, sì. assolutamente sì. Questo ti parlo di quando avevo cominciato proprio con Loop Station. Poi Sì. Certo. chiaramente le Loop Station c'è stato un abuso di questa cosa, per cui tutti le hanno usate. Io ho cercato adesso un approccio un po' più diverso, un po' più mi sono un po' cervellato per trovare delle soluzioni che potessero essere leggermente diverse da quello che era l'uso della Loop Station normale, fondamentalmente. Perfetto. Senti, Pierpaolo, visto che comunque questa nostra chiacchierata è basata su degli ascolti, quindi brevi ascolti dal tuo disco, e quindi parliamo proprio di brano per brano, io direi di avventurarci a fare questi
brevi ascolti e poi ci racconti per ogni brano, insomma, qual è stata l'idea da cui è scaturito e magari anche lo strumento, perché ecco un'altra particolarità di cui mi hai parlato è il fatto che hai usato un sacco di bassi diversi, vero? Esatto, sì, ecco. Un po' l'ho portato, ecco, ce li abbiamo qua, quindi, qualcuno qui, per cui magari pezzo per pezzo, senza dilungarci troppo, sennò diventa... Certo, troppo lungo, facciamo un assaggino, quindi facciamo un assaggino del disco e ci racconti qualcosa. Partiamo quindi dalla prima traccia, quella che appunto ha dato, come dire, il via a questo lavoro, che è Who is God, di cui è uscito pure un video pilota che tu hai fatto girare sui social come anticipazione di tutto il lavoro. Who is God? Quindi partiamo subito con un bel groove, boom! Esatto, diciamo è la presentazione, no, dello strumento protagonista, questo Who is God. Sì, poi sì. Alla fine i soli, ci sono due o tre soli all'interno, come hai detto te, non ci sono moltissimi soli di basso, ce ne sono due o tre all'interno, uno sul primo pezzo, uno sull'ultimo, uno in mezzo, quindi ecco, questo già abbiamo spoilerato per chi non l'avesse sentito. Parlando proprio di solo canonico, ci sono degli interventi qui. Allora, questo primo brano è la presentazione proprio dello strumento protagonista. Io ho scelto i bassi che fanno parte della mia... i bassi che io preferisco, per cui all'interno fondamentalmente c'è un jazz e un precision. Ok. All'interno di questo, per cui è proprio, secondo me, la storia del basso che per me è stato importante stare in questo primo brano. Qui già sentiamo lo speech questo Who is God, è già uno speech di cui parlavamo prima. Ti posso parlare di... questo è il pezzo forse più semplice come costruzione. Mi interessava metterlo prima anche perché è quello un po' più alla vecchia, no? Con la loop station, però appunto cercando di avere una logica un po' più moderna della loop station, se così vogliamo. Nasce fondamentalmente... dal concetto del sync della loop station. Qui utilizzo una Infinity della Victronics, ma ce ne sono tantissime anche, io non amo tanto usare il computer Ableton, magari un domani, perché comunque preferisco avere un po' più sotto mano il computer, è un po' più asettico per me. Ora qui ho un iPad con cui faccio, ti piace mettere mano alle manopole, insomma. Sì ma è una cosa mia, perché proprio fisicamente riesco a gestirlo meglio. Per cui utilizzo questa Infinity Victronics che è in sync, in questo caso con un iPad, per cui basta far partire un groove, perfetto, che può essere quello di Who is God, no? Sì. Thank you.
questa diciamo un po' la come vengono concepiti i brani di questo, in questo modo. Come hai visto c'è un sync tra bellissime le varie sonorità. Cose. Un sync tra il synth, la batteria elettronica, i miei delay, insomma tutto questo qui, cercare di convogliarli e sviluppare un brano. Questo chiaramente è il modo più semplice, poi chiaramente ci possono stare mille varianti, fondamentalmente. Questo anche dal vivo, immagino, no? Quindi nell'idea di come lo porterai dal vivo c'è proprio questo, macchine più musicisti, quindi ecco, sarà molto interessante. Sì, chiaramente siamo un po' collegati tutti quanti, non solo io. Certo, perché poi avete un clock comune, diciamo. Non su tutti i brani, certo. Non diventa un po' monotematica la cosa. Però sì, fondamentalmente quello è il principio... Di base. Sì. Va bene. Allora, passiamo al secondo brano. Vai, My Instinct. Questo è il brano che è più cliccato. Facciamoci un ascoltino di 20 secondi. My instinct tells me what to do. Questo ti trasporta istantaneamente su una spiaggia con un cocktail, proprio esatto. Un po' chill out, davvero bello. Vai, che ci dici di My compare Instinct? La voce che sentiamo è quella di Luca Sapio, appunto, quello che ha prodotto il disco, è un cantante. Vi invito a seguirlo perché ci sono un sacco di produzioni interessanti che ha fatto. Sì. Allora, in questo brano, mentre prima abbiamo alternato un precision e un jazz, in questo brano alterniamo due precision fondamentalmente. Ah, bene. Adesso vediamo l'altro. Questo qui, che è sempre, questo in realtà è un PJ, perché diciamo tra strofa e diciamo quella specie di inciso, cioè un groove di inciso, utilizzo un altro precision che adesso vediamo. E, fondamentalmente qui abbiamo questi, anche a me piaceva l'idea di fare un disco in cui le parti fossero semplici, per cui uno prende il disco, anche un bassista può una delle parti è semplicissima, come nel pezzo precedente, è semplicemente un groove, non c'è niente di complicato. Ce lo fai sentire? In questo? Sì, il groove, solo il groove, qui, senza macchine. Il groove è semplicissimo, è questo qui. Ops, facciamo di guarmi da prima. Tipo... Invece nell'inciso che succede? Questo è proprio il pezzo, diciamo, scarno. Sì. Tra parentesi, il tema l'ho doppiato con una specie di vibrafonino che c'avevamo, se ci fai caso si sente una specie di vibrafonino. Nel inciso compare questo. Ok. Che è un precision classic vibe, per cui fascia economica. Fascia economica, infatti. Alcuni bassi, molti bassi che ho utilizzato, sono di fascia economica, per cui appunto il Classic Vibe secondo me è un basso veramente incredibile, soprattutto questo è veramente fortunato. Sembra un po' quello di Roger Waters, no? Il mio, quindi, poi sì, io, infatti, ricorda molto il Roger Waters, come lui. Io sono, per me Roger Waters Roger Waters come è il basso rock proprio. Esatto, ogni volta
per me è molto difficile dire quali sono i tuoi bassisti di riferimento, non ci riesco mai a dirla sta cosa, però ecco, se ne devo scegliere uno scelgo Roger Waters. Ah, e questo hai detto poco, insomma, perché tante volte questi personaggi da qualcuno possono essere sottovalutati, ma un sacco di brani di Pink Floyd nascono dal basso, come i tuoi, fra virgolette, sì, nel senso che la linea di basso è importante, no? Però a prescindere da anche dal basso, anche proprio la concezione musicale che c'è. Certo, vabbè, immenso. E qui c'è semplicemente... Che suono, inciso. Bello. Questa è classic vibe. Precision le mena sempre, qualsiasi fascia, qualsiasi... Beh, ma poi Classic Vibe, è una serie abbastanza fortunata, quindi... Questo dimostra proprio... So che l'hanno rifatti, non so come sono questi nuovi. Bello. Benissimo, andiamo avanti, dai, se no qua... Io starei un'ora a parlare di ogni brano, credimi. No, c'hai ragione, però c'hai ragione, io bravo. Ci tengo a fare dei format fruibili. Brevi. Non brevi, ma insomma, coincisi, ecco, questo è il termine giusto. Vai, The Future Is. Esatto. Molto di atmosfera pure questo. Sembra un po', richiama subito un'atmosfera spiaggereccia, ecco, palme. Pensare che era nato completamente diverso, l'idea mia era, questo è uno dei primi brani composti, l'idea era quasi acustica, volevo farla col contrabbasso, pensa poi che piega che ha preso. Infatti mi interessa una caratteristica di questo brano, cioè il fatto che già c'era sul pezzo precedente, ma un po' più nascosto. Io utilizzo la sesta corda su tre o quattro pezzi e nella parte centrale c'è un solo di basso su una griglia di accordi, i primi quattro sono questi qui, per cui La minore 7, Si bemolle maggiore, Sol minore, La bemolle. Per fare il solo ho preferito utilizzare un basso con la corda alta, per cui ho preso questo Jacaranda, vi ringrazio Daniele di Jacaranda perché il basso è bellissimo, tenor bass, 5 corde col do alto e fondamentalmente questo basso alla corda alta. Chiaramente questo ci permetteva, anche sul brano precedente c'è un piccolo arpeggio fatto col 6 corde, però ci permette di avere un suono diverso, un colore diverso. Si va un po' più nel mondo chitarristico, fra virgolette, no? Sì, comunque mi serviva anche quel colore, quella frequenza. Certo. Va bene, allora vogliamo andare avanti? Certo. Days of the Blackbird. Intanto preparo il basso. Traccia 4, yes. Vai. Bellissimo, questo tema struggente a me mi fa impazzire, infatti visto l'ho usato su qualche storia su Instagram che tu mi hai pure condiviso. Questo è il mio, forse il brano che preferisco, anche perché un pochino l'idea di tutto il disco è quello di... Io sono appassionato di cinema, sì. E il fatto che mi piaceva che il disco ci avesse un po' questa fisionomia cinematica, certo. Anche riprendere un po' quelli che sono i film, anche, che ne so, questo mi ricorda un po' un film western, le colonne sonore di Bruno Nicolai, sì. Dei film anni 70, quella era un po' l'idea. Infatti poi c'è la voce che doppia un po' in stile Django, per capirci un po'. Sì. E in questo brano, tecnicamente, sì. Mi interessa parlare di questa cosa, cioè si alternano due bassi, uno è questo qui, che è un Crucianelli, bellissimo,
Crucianelli, ecco, l'ho rotto, no, ok, con Crucianelli, corde lisce, non so di che anno, e questo basso fondamentalmente suona sulla strofa. Yes. Si alterna con quest'altro basso, sempre vecchio, degli anni 70, che è un Gibson Reaper, ah, che mito. Sta sulla... Classicone su... questo. Sì. Che sta sulla, sulla parte centrale un po' più psichedelica, no? Questo basso era precedentemente era di Giulio Ragno Favero, il bassista del Teatro degli Orrori. Ah, ok. Bravissimo, non solo del Teatro degli Orrori, insomma, il produttore, bravissimo bassista. Hai sfoggiato tutta la tua collezione su questo disco, si può dire? Eh? Dico, su questo disco hai sfoggiato tutta la tua collezione, insomma. Tu... Sì, abbastanza. Se uno che ama, mi dicevi in altre occasioni, insomma, che raramente vende gli strumenti, se li tiene... Ti piace anche un po' tenerli tutti, no? Quindi avere a disposizione una palette sonora ampia poi quando devi fare le tue cose. Proprio perché ogni strumento poi c'ha la sua anima, no? Esatto. Quindi anche per questo immagino la scelta, dico, di usarli, di usare tanti bassi, no? Su questo disco. Sì, sì, sì. Ogni basso c'ha la sua anima e ogni basso appunto ti porta a suonare proprio in un certo diversa. Modo scende dal suono, no? Anche fisicamente, no? Sto basso chiaramente rispetto al Fender fisicamente ti porta a suonare in un certo modo. Va bene, allora andrei andiamo alla traccia 5, The Kingmaker. Ah. Qui abbiamo una bella ritmica, bella sostenuta. Esatto, questa l'idea di questo è il brano forse più vecchio come sì. scrittura. Poi sì. è semplicissimo, fondamentalmente è un tema. L'idea era un po' quella quasi di fare il Jimi Hendrix che fa l'inno americano, no? Un po' l'idea sì. era quella lì, però tutta un po' più elettronica. Anche qui c'è questa idea un po' di library music, per cui si sentono questi archi all'inizio. Mi interessava che uscisse questa cosa. Ho posato i bassi perché secondo me la peculiarità di questo brano la possiamo dire a voce fondamentalmente. Sì. Ci sono questi due temi, sì. Cioè due temi, il tema è uno ma è suonato da due bassi, sì. uno nella cassa destra e uno nella cassa sinistra, uno col plettro un po' appunto alla Jimi Hendrix e uno invece con le dita, e crea questo effetto. In questo brano c'è Nicola Peruk che è ospite, che suona il synth e poi manipola questi temi, per cui sentiamo tutti del noise che è generato dai suoi modulari, per cui questi bassi entrano dentro delle sue macchine che ci permettono di sentire bello, tutti i suoni trattati, che escono fuori. Sì, con che strumenti li hai fatti? Cioè, questi archi comunque... Questo è sempre, parli dei bassi? Sì. È sempre un preciso, credo sia, dunque, lo sai che non me lo ricordo la domanda, però sicuramente uno è un precision, e forse è proprio il classic vibe. Ok, il basso che fa quel tema distorto, quindi un precision, il classic vibe? Sì, sì, quello è un preciso, quello sicuramente, sì, quello è il classic vibe, sicuramente, c'ho il dubbio, ce l'ho sull'altro basso, che dovrebbe essere un... il jazz, e poi chiaramente c'è un altro basso sotto che fa... Fondamentalmente, se prendiamo un preciso, cioè semplicemente un ostinato, no? Per cui tipo per capirci, è semplicemente una cosa di questo tipo. Ok, benissimo. Okay. Allora andiamo alla traccia 6. Be good andiamo. To me, baby. Esatto. Questa con un bellissimo sample pure. Mi sa che è sempre Luca Sabio. Esatto, è sempre Luca Sabio, okay. Su questo l'abbiamo un po' manipolato, ascoltiamolo. Esatto.
Yes. Che ci dici di qui questo c'è sempre brano? Quella corda sì, alta, infatti, la mettiamo sul tema. Questo brano, la concezione era un po' come riferimento, era un po' Moby, per cui c'era questo sample, come hai detto te, che abbiamo quasi ricreato infatti un campione anni 60, no? L'idea era un po' quella di Moby. Qui compare, anche se è un pedale che uso tanto, sul primo brano, su With God, e su questo sono i due brani in cui uso di più il whammy. Per cui si sentono un pochino questi whammy. Diciamo, come tutti gli altri brani, parte da una idea molto semplice. Un elemento semplicissimo che da lì parte tutto il brano. Per cui quella è un pochino la scintilla. L'idea era un po' quella di un blues moderno, sì, se vogliamo. Sì, sì, sì. Molto bello. Quindi traccia 7, Passage. Passage. Questa qui anche un pochino... scusa. Sentiamola. Questa è quella un po' sperimentale, no? Dove hai voluto fare... Esatto. Delle cose un po' tipo jazz rock, prima maniera, un po' Miles Davis, sì, vero? L'idea un po' primi Weather Report, insomma, c'è un po' di tutto, sì, vero? L'idea fondamentalmente è quella anche qui della Library Music, sì. E un pochino il riferimento è Gisto Macchi, che è un compositore di Library Music sempre anni 70, l'Italia era comunque... da questo punto di vista l'avanguardia nel library music, ma proprio quelle, che ne so, il documentario si vedeva la zebra e sotto c'era la musica, era sempre fatta in maniera molto, molto curata, no? Certo. Un po' l'idea è quella, come se qui, anche qui, l'idea era quella di avere delle immagini comunque, immaginiamo ogni brano come se ci avesse delle immagini, qui c'è fondamentalmente un loopone generale di una specie un ostinato molto lento di basso. Anche qui c'è Nicola Peruc che fa degli interventi e fondamentalmente qui mi viene da pensare più che il basso a una batteria elettronica che io spesso utilizzo, che è questa qua. Okay. E ci tengo a dire che le batterie elettroniche... Com'è il nome del modello? Akai? In questo caso è una Akai Tomcat, che è proprio super cheap, però è analogica. Ne abbiamo usate tante altre perché Luca ha tantissime batterie elettroniche. Sì. Ci tengo a precisare che le batterie in tutto il disco non sono delle programmate. Io le suono proprio, cioè nel senso comincio a filtrarle, poi magari se c'è un errore lo correggiamo, ma in generale sono tutte, io le suono proprio mentre scorre, come se suonassi una tech di basso. Smanopoli. Esatto, smanopolo. In real time. Esatto, per quello poi il fatto che... sì, analogico per me è molto importante. Per i concerti ti dovrai trovare un altro bassista in modo che tu ti metti alle manopole. Non è esclusa questa cosa. Non è esclusa. Grande. Allora, andiamo alla title track adesso. I am a peacock. Quindi questa è... ce la sentiamo per bene. I am a peacock. I am a hummingbird. I am a nightingale. I am a caged bird. Bellissima. Qua ci fai sentire qualcosa di come è venuta fuori, dai. Fondamentalmente il basso che crea tutto è questo qui. Qui c'è solo basso. Sempre classic vibe, quindi. Classic vibe. La gente si compra i Sadowski da 7.000 euro e tu ci fai i dischi della Madonna col classic vibe. No. Sono gusti, Questo proprio è bello farlo vedere pure ai ragazzi, no? Perché tanti ci hanno sto mito degli strumenti costosi. E davvero classic vibe, che è uno strumento abbordabilissimo, tra l'altro tu ne hai beccato uno con un bellissimo suono e ci hai fatto un disco da devo dire che io ce ne ho quattro, quindi. Devo dire che io sono un amante del basso passivo, comunque il basso attivo non fa parte anche se poi ce l'ho, cioè il Music Man, anche se poi il Music Man è un ibrido, non è proprio un basso attivo. Comunque, questo brano fondamentalmente, come dicevo, è il primo pezzo su cui abbiamo lavorato. Anche qui c'è uno speech, come hai sentito,
Ma quello che, a prescindere dal fatto che ci sono vari bassi che fanno un po' di leak, non so se l'avrei sentito, quello che mi interessa fondamentalmente è il come è concepito il tema, che anche su un pezzo precedente, The Future Is, c'è questa cosa dei banning, per cui l'idea mia, a volte il tema di basso a me è sempre molto rischioso, no? Nel senso che, per quello ho sempre, in tutto il disco ho cercato di svilupparlo con destra e sinistra suonando la stessa parte ma leggermente diversa, oppure cercando di smanipolarlo, oppure doppiato col vibrafono, oppure doppiato con la voce. È sempre, secondo me, molto un punto cruciale, cioè sviluppare il tema col basso, perché chiaramente anche all'orecchio non ci appartiene poi così tanto. Certo. In questo caso la tecnica è molto semplice, cioè quella dei bending, per cui io devo prendere Do, parto da Si e salgo su Do, per cui fondamentalmente questo nasce da questo ostinato. Semplicissimo. È tutto lì il gioco. Anche in questo caso sono due bassi che si alternano. Sì. Chiaramente benissimo, manipolato con tutti gli altri pedali. Quindi hai fatto, vedi, visto che abbiamo parlato di Roger Waters, hai fatto un po' come One of These Days dei Pink Floyd, che usarono. Esatto, sì, sì. Cioè la leggenda narra due bassi, uno con le corde morte, uno con le corde appena cambiate, esatto. Non so se sai tutta la storia. Ah sì, 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 certo, certo. Sì, sì, sì. Quindi è interessante, perché poi tu metti due sonorità diverse a destra e a sinistra, quindi effettivamente sembra che hai messo un effetto, invece in realtà stai giocando con strumenti, fondamentalmente, no? E poi ci sono altri altre caratteristiche, nel senso che non è proprio sempre diviso a destra e a sinistra, però chiaramente il fatto di dividere il basso ci aiuta un po' a disorientarci da quello che è il suono proprio principe. Certo, cioè ci porta un po' fuori, diciamo. Benissimo. Vogliamo andare oltre? Vai, chiudiamo e abbiamo l'ultima traccia. Dai. Quella dove c'è, io mi ricordo hai fatto un video quando hai fatto questa traccia, la session del contrabbasso, no? Mi ricordo hai fatto un video in studio, fighissimo, e si sentiva già sto suono di contrabbasso bellissimo, eh? E poi ecco, quando l'ho risentita mi sono ricordato di questa, di quel video che facesti. Crash, traccia conclusiva. Allora, prima che me ne parli, ti volevo fare una domanda subito. Come hai ripreso sto suono da contrabbasso così bello? Il contrabbasso l'abbiamo preso con 3 microfoni, ecco, più la diretta. Si sente che c'è un lavoro di fino. E se ci fai caso, un microfono l'abbiamo messo molto, cioè fondamentalmente vicino alla mano sinistra, sì, perché mi piaceva l'idea che riprendesse anche la voce. Ah. Infatti ogni tanto si sente la mia, io quando suono cioè più che canto faccio un sacco di rumori, mi canto il tempo. Come tanti grandi, insomma, non sei in ottima compagnia. No, vabbè, non me ne accorgo spesso quando mettono in solo il contrabbasso, comunque esce fuori. Ma io che dico, racconto storie, fondamentalmente. Certo. Mi piace l'idea un pochetto di trasmetterla anche nel disco. Per cui abbiamo messo un microfono vicino sulla sinistra e quindi riprende chiaramente la sinistra in questa zona, che però fondamentalmente serviva per prendere anche la voce. Si sente ogni tanto qualche Sì, respiro. Sì, no, ma si sente, è trasmessa molto bene l'acusticità dello strumento, no? Sì, sì. Ma questa è una cosa... C'è anche la linea, ma non credo, l'abbiamo usata pochissimo. Cioè, uno riprende anche del fret noise, fra virgolette, che poi è quello che veramente fa la differenza fra un contrabbasso elettrico e un acustico, fra le tante cose, no? Sì. Piano armonico, però c'è proprio quei rumori che si fanno sulla tastiera, no? Ah. Infatti io per esempio sul mio misi un piezo pure sotto la tastiera, come fanno pure quelli che fanno slap e cose, perché comunque è un peccato perderseli. Cioè sono quelle cose che tu col contrabbasso elettrico non trasmetterai mai, non so se mi spiego, no? Non so che ne pensi. Ecco, io la prima cosa che mi ha colpito quando ho sentito questo brano, ho detto mazza che bel suono di contrabbasso, e come è ripreso bene, quindi davvero complimenti. Abbiamo utilizzato anche un sacco di macchine, nel senso che
tutto quello che sentiamo è ripassato su macchine vintage, compressori importanti, sì, preamplificatori a valvole. Tutto quello che sentiamo è anche frutto di, soprattutto di frutto di delle macchine che abbiamo utilizzato. Certo, no, ma questo il disco è molto vintage come, sì, come infatti approccio. L'idea è quella, sì. No, quello che è interessante è che quando davvero tu c'hai una cura del suono, del suonato a questi livelli, davvero un brano può essere portato solo da una linea di contrabbasso, come in questo caso, no? Che esatto. Trasmette comunque un senso di pienezza, di rotondità, davvero molto molto bello. Sì. Quindi niente. Qui anche c'è il solo con la corda alta. Sì. Mi piaceva dare questo consiglio se qualcuno vuole cominciare a suonare con la corda, col basso con la corda alta. A volte, ad esempio, qui gli accordi su questo brano sono tipo mi bemolle, re bemolle minore, la bemolle minore, si bemolle minore. Sì. Spesso se io non ho mai suonato il 6 corde o non ho mai suonato un 5 con la corda alta, se prendo il 5 con la corda alta non mi trovo, non mi oriento più. Certo. Il trucco potrebbe essere quello di spostare mentre uno fa il solo, pensare ad altri accordi, per cui pensarli sempre okay. una quinta. Per cui se la griglia è mi bemolle, do diesis minore, la bemolle minore, si bemolle minore, io prendo il mio basso a 5 corde e penso si bemolle, la bemolle minore, mi bemolle minore, certo. Fa minore. E faccio il solo tranquillamente come se stessi suonando su 5 corde. Certamente. Ma tu, però il suono è completamente diverso. Sì. Come mai la scelta del tenor basso, cioè di un 5 corde accordato col do alto piuttosto che un 6 corde? Perché comunque mi serviva la sesta corda, non sì. Mi serviva la corda bassa. Non ti andava di comprare un 6 corde apposta? Cioè tu il 6 corde non ti piace? No, che ce l'ho avuto, però non sono un fan del 6 corde. Anche mi piace l'idea di avere la corda alta. Ok. Però non la vedo per forza in relazione anche al si basso. Ok, benissimo. Ma hai mai sperimentato per esempio col piccolo basso invece? Ti faccio questa domanda. Che... No, infatti potrebbe essere un compromesso buono. Sì, quello non potrebbe, suonato. Magari per il futuro, il prossimo disco, dai. Sì, sì. Infatti, in questi giorni ne sto approfittando per buttare giù un po' di idee. Sì, sì, sì. La prossima volta che ci vediamo ti porto, io ho un micro bass che è praticamente un basso piccolino che ho accordato da piccolo bass e ci faccio un po' temi, cose, è molto carino. Poi te lo porto, se ho modo te lo faccio provare. Allora, Pierpaolo, io ti ringrazio, abbiamo fatto una bellissima... Abbiamo navigato nel tuo disco, insomma, piacere ci hai fatto fare davvero... È difficile parlare di tutti questi elementi, no? Certo, no, figurati, è un piacere perché penso che per un bassista che ascolta il tuo disco è davvero interessante capire come è nato il concept di ogni brano, che bassi ha usato, no? Ecco, ha pure questa cosa del classic vibe, perché appunto c'è sempre questo pensare chissà che bassi stratosferici, mentre invece gli strumenti potrebbero essere alla portata di tutti. E consideriamo che molti gli strumenti vintage a suo tempo non erano strumenti... Sì, infatti. Quindi se prendiamo uno Squire dei primi anni 80, vabbè, lo sai meglio di me, certo. Bassi incredibili. Certo, assolutamente. Ce l'ho pure, forse l'ho pure usato, anche quello. Benissimo. Pierpaolo, vabbè, io volevo concludere dicendo due parole pure sul tuo metodo, che come sai noi siamo affezionados in Bass Community al tuo metodo, grazie, Bass Therapy ci piace molto, già ne abbiamo parlato nella prima intervista, quindi non ci ripetiamo, ecco, però quello che volevo sapere da te, tu sei al lavoro su altri volumi, vero? Sì, allora uscirà, il terzo è finito, sto facendo le basi. Ottimo. E uscirà, vabbè, chiaramente per ovvi motivi uscirà l'anno prossimo, sicuramente. Okay. E sarà improntato sui soli, sulla concezione di un solo, ma sempre in maniera semplice, un po' come gli altri libri, cioè avere degli spunti per iniziare un solo, non c'è cose complicate, per cui semplicemente ci aiuta a concepire un solo, da dove parto, chi inizia, spesso non sa da dove, quale può essere il primo approccio, sganciarsi anche dal ruolo di bassista. Certo, da pensare tutto basato sulla tonica, insomma, come esatto. Perché quello è il difficile. E poi no? L'idea sarebbe poi quella di fare anche un quarto volume, l'idea mia è di farlo su quattro volumi, e vabbè, poi ne parleremo del quarto. Certo, quello poi avremo tempo, insomma, esatto. Poi hai sicuramente molto tempo libero per lavorare su queste cose, insomma, come tutti noi stiamo lavorando su cose di questo tipo. Va bene Pierpaolo, allora io davvero ti ringrazio per aver condiviso il tuo tempo. Grazie a te, grazie a voi, veramente. Il tuo bassismo spettacolare con noi. No, figurati.
È un piacere, un onore anche insieme a tutti gli altri Figurati. bassisti che intervisti, a te, Figurati. Essere nella famiglia, in questa famiglia. Ti ringrazio. E noi ci diamo appuntamento a una nuova chiacchierata, magari non online, insomma. Esatto. De Visu, ci auguriamo il prima possibile, così facciamo pure un augurio per la fine di tutto sto casotto. E allora, Pierpaolo, ti saluto, ti ringrazio. Grazie mille. Un abbraccio e alla prossima. A presto. Ciao community. Ciao.